Claudia Martini per Arezzo Web Informa, siamo con il comandante della polizia locale Aldo Poponcini. Negli ultimi giorni è riemerso un problema comunque costante, purtroppo in città, quello delle auto abbandonate. Tempestivi però i vostri interventi. Sì, noi si sta cercando di intervenire in maniera tempestiva affinché questo fenomeno da parte dei proprietari dei veicoli, quello di lasciare i relitti su suolo pubblico, su suolo privato, venga eliminato il prima possibile. Quali sono le sanzioni che rischiano queste persone che comunque alle quali risalite attraverso i veicoli o i ciclomotori? Sì, le sanzioni sono molto elevate, infatti si interviene per il test unico dell'ambiente o per il codice della strada a secondo dei casi, e per quanto concerne i veicoli che si possono trovare su suolo pubblico o su suolo privato. Ai veicoli chiaramente se risale tramite targa o tramite contrassegno di identificazione per quanto concerne i ciclomotori, quindi quello che si raccomanda noi ai proprietari è che al momento che l'uso del veicolo non è più consentito, visto l'anno di immatricolazione, di portarlo ai centri di raccolta, perché effettivamente è un problema che è bene che nella nostra città non avvenga. Perché viene fatto questo? Cioè, che risposte danno nel momento in cui si dice perché ha abbandonato l'auto? Perché poi, oltretutto, questi veicoli vengono spesso smembrati, si creano problemi di inquinamento, vengono portati via dei pezzi. Esatto, i problemi sono innumerevoli, quelli che lei ha elencato sono quelli più ricorrenti, perché per un fatto di negligenza dei proprietari che tanto dicono: ah, tanto o l'assicurazione la pagherò, oppure il veicolo lasciamolo lì che non dà noia a nessuno, invece no, il veicolo abbandonato crea dei problemi e crea degli stimoli verso le persone che vogliono prendere i pezzi che lo possono utilizzare per gli scopi più immaginabili, come le sedie per dormire per quanto concerne le persone senza fissa dimora. Quindi noi come polizia locale si chiede da parte dei proprietari un adempimento di legge, quello di portarlo ai centri di raccolta. Come procedete voi nel momento della segnalazione? Noi il primo atto che i miei agenti compiono è quello della ricerca del proprietario e della contestazione al proprietario delle inadempienze di legge. Quindi diciamo che tramite il telaio, tramite le targhe o il contrassegno, il proprietario viene quasi sempre trovato. Poi eventualmente si possono trattare come rifiuti nell'eventualità che non si riesce a risalire a un proprietario. Come si suol dire, vale la candela pagare la sanzione oppure semplicemente portarla a rottamare un'auto? No, no, l'elenco delle sanzioni, quindi l'entità delle sanzioni è talmente elevato che conviene comunque utilizzare i centri di raccolta per la rottamazione. Ci sono delle zone particolarmente colpite da questo fenomeno ad Arezzo? Sì, le aree industriali, diciamo l'area di San Zeno, l'area di Via Caramandrei, la parte industriale della città. È un fenomeno che è ritornato più attuale o comunque pur sempre costante? No, diciamo negli anni passati il numero dei veicoli era abbastanza elevato, ora è contenuto, noi si cerca di intervenire in maniera tale che questo numero non salga. Mary Stella Cornacchini, siamo in zona San Zeno, il problema delle auto abbandonate qui si fa sentire, ce lo ha segnalato anche il comandante della polizia locale. Tempestivo l'intervento degli agenti, anche stamattina sono intervenuti, hanno rimosso due auto, due sono ancora sul posto, comunque monitorano continuamente la situazione. Sì, è effettivamente vero. Io qualche giorno fa ho fatto due segnalazioni, una nella zona di Via Tanucci dove c'erano tre auto abbandonate e questa di San Zeno. E la cosa che mi ha veramente fatto piacere è il fatto che, segnalazione al comandante Aldo Poponcini, è stato immediato la rimozione. Praticamente sono intervenuti subito nell'arco di 2 giorni, qui già due sono state rimosse, ne sono rimaste due. E la situazione praticamente che si presenta quando troviamo queste auto abbandonate è di degrado totale.
stradale, perché troviamo pezzi a terra, auto che vengono smontate, quindi problema di inquinamento, di degrado. Il fatto è che sinceramente non comprendo questa situazione, perché nel momento in cui vengono rimosse dalla polizia municipale ci sono dei costi, ci sono delle sanzioni da dover affrontare, quando una persona con poche centinaia di euro potrebbe rottamare l'auto. Quindi cioè, è una situazione che non va bene in questo modo. Faccio appello a tutti di non abbandonare le auto, di comportarsi verso il territorio con rispetto, perché qui ci troviamo di fronte anche a situazioni di inquinamento. Pertanto cioè, dobbiamo avere occhio per il nostro territorio. E poi c'è una cosa che tanto non mi sfuggono queste cose, perché girando il territorio quotidianamente, quando le trovo le segnalo. Devo riconoscere che il comandante Aldo Poponcini è stato veramente repentino nell'intervento, lo devo ringraziare, e era da tempo che non trovavo una persona così eccezionale che risponde immediatamente a quello che noi inoltriamo. E siamo addirittura ora nel momento in cui viene rimossa un'auto, quindi fa piacere l'attenzione. Parlando di repentinità, possiamo vedere che appunto c'è il carro attrezzi, anzi ci spostiamo anche per rendere più agevole il lavoro di rimozione. Le condizioni in cui era quest'auto viene rimossa, sottolineavano sia il comandante Poponcini che Mary Cornacchini, come appunto ci sia un problema di violazione al codice della strada in spazi pubblici, ma anche un rischio ambientale. Il comandante Poponcini sottolineava che poi queste auto diventano anche rifugio per esempio per senza tetto, vengono portati via dei pezzi, quindi comunque si crea una situazione di disagio. Certo, questa situazione di disagio che si crea, e tra l'altro cioè, essendo presidente dell'associazione Arezzo nel Cuore, tra l'altro sono anche un consigliere comunale, la lotta che abbiamo fatto è stata sempre contro il degrado, pertanto per noi vale la teoria delle finestre rotte, e quindi ci avvaliamo a questa teoria. Quando notiamo un qualcosa che non va nel territorio, la segnaliamo immediatamente, perché rimuovere il degrado consente di non avere ulteriore degrado, perché la teoria della finestra, rompi una finestra, la lasci in quel modo e ti arriva la seconda, la terza finestra. Quindi c'è attenzione al territorio, e devo riconoscere che la polizia municipale è molto attenta. Fa piacere, perché noi in questo contesto, in una città piccola così, abbiamo bisogno di persone che hanno molta attenzione verso il territorio. Ecco, non solo San Zeno, ci diceva lei, ci sono anche altre zone. Sì, altre zone, la precedente è stata in via Tanucci, e poi qui San Zeno, e in questi giorni ho trovato altre auto abbandonate in via Doria, che ho provveduto già a inoltrare la segnalazione oggi. Quindi c'è una moda brutta, sbagliata, di abbandonare l'auto quando non ci serve più, e pensare basta rottamarla e si evitano tutti i problemi, perché in un'auto che ci dorme qualche senza tetto poi si fa male, il proprietario dell'auto ne diventa responsabile perché l'ha lasciata incustodita, oltre tutti gli altri problemi che ne conseguono.